Siamo donne amanti della montagna. Se volete unirvi a noi, seguiteci sui social e iscrivetevi. Buongiorno a tutti. Oggi è sabato 18 novembre. Ci troviamo sopra Saint-Vincent, diciamo tra Saint-Vincent e Montjovet, nella zona di Somarezzo. Abbiamo parcheggiato al Col Zuccorre e oggi faremo un giro e andremo alla testa di Comagna. Siamo un bel gruppetto di 7, siamo già partite, abbiamo Cesarina, Katia e Livia qua di fronte a me, eccole, vi salutano e tra l'altro anche due amici pelosetti che sentite abbaiare, quindi vediamo un po' che giro faremo. Comunque adesso siamo partiti appunto dal colle e abbiamo preso il sentiero numero 5. È un bellissimo sentiero in mezzo al bosco, poi vi farò vedere le immagini. Dopo circa un'oretta siamo arrivate alla testa di Comagna. Qua abbiamo Livia, abbiamo Mimi che è venuta oggi la prima volta con noi. Eccola qua. Con Monet. Fatti vedere. Eccolo qua. Poi abbiamo il nostro amico River. Ecco, River e Simona con la sua padrona. E qua siamo arrivate alla, appunto, a testa di Comagna, alla croce. E il sentiero è molto bello passando dal Col Zuccorre. E qua Mara, Cesarina e Katia. Qua c'è una bella visuale proprio a 360 gradi su tutte le nostre montagne, che è molto bella. Si sta anche abbastanza bene di temperatura, quindi una piacevole escursione, facile ma molto molto bella. Da qua mi sposto verso, adesso non so se riesco a mostrarvelo, abbiamo la Val d'Ayas. Vediamo se trovo un piccolo buchino, se si vede qualcosa. Sì, qua un piccolo scorcio si vede. E adesso noi scendiamo dal sentiero che ci porterà al Col de Joux e poi mangeremo qualcosa. Siamo arrivate adesso al Col de Joux, qua c'è la strada, lì c'è il vecchio, diciamo, ristorante L'Étoile de Neige e qua c'è questo bel sentiero e fortunatamente non c'era neve, quindi siamo venute giù tranquillamente, anche perché il sentiero è un pochettino ripido, quello che la testa di Comagna scende al colle, un po' all'ombra, quindi però probabilmente le alte temperature di questi giorni hanno sciolto tutto. E qua appunto vedete che c'è la strada asfaltata e adesso ci fermiamo a mangiare qualcosina e poi proseguiamo col sentiero, diciamo questa poderale, che ci porterà nuovamente a Somarese. Intanto il tempo sta tenendo bene, quindi insomma va benissimo. Giornata davvero molto 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 piacevole. Dopo la pausa insomma abbiamo mangiato qualcosina, adesso vedete dietro di me abbiamo preso questa poderale, vedete che è il sentiero 107 che ci porterà alla macchina, andremo a Somarese e poi da Somarese al colle pochissimo, quindi niente, quindi adesso facciamo questa bella poderale in tranquillità. Fa un po' più freschino perché siamo un po' all'ombra, quindi comunque però è sempre
sempre molto bello. E quindi probabilmente vi farò il prossimo video poi da quando arriveremo a Sommarese, a meno che non ci sia qualcosa di veramente molto bello da mostrarvi. Ecco il sentiero da cui stiamo arrivando, ma volevo farvi vedere quanto è bella Sommarese. Qua c'è la chiesetta e guardate i colori che ci sono ancora del bosco con un pochettino di neve sulle cime, è molto molto carino. Adesso qua l'indicazione appunto del 107 ci dà un quarto d'ora al colle dove abbiamo la macchina, quindi insomma ci siamo. Tra l'altro c'è una bellissima luce, una bella temperatura, adesso davvero gradevole. E quindi questi colori sono davvero molto belli. Ecco, siamo arrivate a casa, cioè io sono arrivata a casa e ho appena salutato le ragazze. Allora, l'escursione di oggi è diciamo un'escursione abbastanza semplice. Il dislivello è poco più di 600 metri, 10 chilometri, e noi abbiamo messo 3 orette per fare tutto il circolare. Quindi partenza dal Col Zuccorre, Testa di Comagna, siamo scesi al Col de Giù e poi attraverso il sentiero 107 siamo arrivati a Sommarese, e poi da Sommarese c'è un piccolo tratto di salita, 10 minuti, che porta di nuovo al colle. Quindi è una bellissima escursione da fare in questa media stagione, quindi molto bella. E c'erano ancora dei bei colori, quindi ci è piaciuta molto. E quindi niente, io vi saluto come al solito, iscrivetevi al canale se volete insomma tenervi informati sulle nostre escursioni, e una mail nel caso voleste venire con noi, insomma passare una giornata in compagnia. Quindi alla prossima escursione, ciao.